I socialisti passano all'opposizione. Alfredo Perez Rubalcaba, l'uomo dei miracoli, come era stato soprannominato per le sfide al limite dell'impossibile a cui le aveva più volte chiamato Zapatero, questa volta non ce l'ha fatta a risollevare le sorti di un partito che paga il prezzo di aver governato in piena crisi economica. Il Partito Socialista non ha tenuto un buon risultato. L'esito non ci è stato favorevole, abbiamo chiaramente perduto queste elezioni, ha ammesso Rubalcaba davanti ai militanti del partito. Gli spagnoli, ha aggiunto, ci hanno chiesto di passare all'opposizione, noi così faremo. Ho fatto presente al segretario la mia convinzione che si debba convocare un congresso ordinario e che si debba farlo il più rapidamente possibile. Dentro de los plazos que señalan nuestros estatutos. Per i socialisti è il peggior risultato di sempre, ma Rubalcaba lo ha incassato da solo, come da solo ha portato avanti la campagna elettorale, per consentire alle giovani promesse del partito di tornare a sfidare il PP tra 4 anni.